Charlene Whitstock, da sola brilla, in coppia Alberto di Monaco, un po' meno. Alberto di Monaco l'ha detto a Nice Matine, sua moglie Charlene Whitstock ha ancora bisogno di molto riposo. Ma sta meglio. Queste foto lo certificano. Il viso è più rotondo ed esteso. Soprattutto con l'abito blu brillante al ballo di Natale dell'Ermitage. La principessa faceva girare la testa. In coppia con Alberto, invece, sfoggiava colori e sorrisi, un po' più dimessi, foto video. Charlene di Monaco, che festa per Jack e Gabriella, mega torta e tartarughe da salvare, guarda. Dal cammello, partiamo dall'evento di coppia. I principi di Monaco hanno partecipato insieme alla tradizionale consegna dei doni di Natale della Croce Rossa. La collaborazione con quest'ente è cara a Charlene, se la cognata Caroline di Monaco ha impresso il suo sigillo sul ballo della rosa. Charlene ha sempre tenuto per sé il ballo della Croce Rossa. E la consegna dei doni di Natale è un altro appuntamento atteso. Per l'occasione, ha abbandonato gli abiti abbondanti indossati negli ultimi tempi, addirittura. Qualcuno aveva ipotizzato che fosse incinta, ma probabilmente la principessa era solo gonfia a causa delle cure mediche. E ha indossato pantaloni a sigaretta, maglioncino e cappotto. Tinta dominante, cammello. Alberto di Monaco e la malattia della moglie Charlene Whitstock, è molto stanca, bisogna darle ancora tempo, guarda. Puntini di sospensione. Al blu brillante Charlene aveva un aspetto decisamente più luminoso qualche giorno prima. Al ballo di Natale dell'Hotel Ermitage di Monaco. Senza altro merito del vestito, il blu brillante le dona molto di più del cammello. Troppo tenue per la sua carnagione chiara. Poi c'è chi avanza un'altra teoria. Forse Charlene e Alberto hanno davvero risolto i loro problemi matrimoniali, come sembra a giudicare da tutte le ultime apparizioni. Dove si sorridono e appoggiano confidenzialmente la mano sul braccio del coniuge. Ma quando è sola, la principessa è più libera di brillare a modo suo. Charlene Whitstock e Charlotte Casiraghi, il Natale porta il sereno perfino a Monaco, guarda. Torna a parlare della malattia in un'intervista al quotidiano Monaco Matin, la principessa affronta anche il tema del malessere che per lunghi mesi l'ha portata lontana da casa e dalla sua famiglia. Charlene riferisce di sentirsi molto meglio di quanto non si sia sentita negli ultimi anni. Rimane però consapevole che, le ci vorrà ancora del tempo per riprendersi del tutto. Per riequilibrarsi, contando sulla presenza e l'aiuto della famiglia. Vado verso il futuro. Passo dopo passo, un giorno alla volta.